Buongiorno a tutti. Dopo 2 anni di inattività riprendono gli incontri al circolo. Oggi abbiamo ospite Flavio Pini che ci tratterrà con una interessante conferenza sugli interi postali nella Repubblica Sociale Italiana. Dopo di lui sono già state programmate altre 3 conferenze che alla fine poi vi spiegherò. Lascio la parola a Flavio che ci tratterrà piacevolmente. Grazie. Io ringrazio il Presidente Mario Bonaccini del Circolo Filatelico di Camasco di avermi invitato e vi presento gli interi postali che ho scelto per questa relazione di oggi. Gli interi postali nella Repubblica Sociale Italiana. Nel periodo dall'autunno del 43 fino alla primavera del 45 sono stati in uso sia gli interi postali di Regno, per quasi un anno, fino all'agosto del 1944, che inizialmente in modo coincidente e poi in modo esclusivo, anche gli interi emessi dalla Repubblica Sociale. Iniziamo a vedere gli interi di Regno che erano, diciamo, in corso nei primi mesi. Gli interi comunemente in uso erano le cartoline di tipo Vinceremo emesse nel Regno del 42. Questa che vi presento è una cartolina diretta in Germania in posta aerea, quindi in tariffa 50 centesimi più 1 lira di posta aerea. Ho scelto di presentarvi gli interi in corso anche magari con dei servizi o particolari proprio per rendere anche più interessante la presentazione. L'altra cartolina da 15 centesimi che era in corso era la cartolina di tipo imperiale. Una cartolina che però non era più distribuita, perché dalla primavera estate del 42, con la distribuzione in modo massiccio del tipo Vinceremo, questa cartolina praticamente è andata a esaurimento, non era più stampata e neanche distribuita dalle poste. L'altra cartolina comunemente in uso era quella da 30 centesimi. Questa è ancora il tipo imperiale, quindi senza la scritta Vinceremo, e anche questa è una cartolina, diciamo, non facilmente reperibile nel pubblico sociale, proprio perché era una cartolina non più disponibile presso gli uffici postali. Comunemente in uso era quest'altra, la cartolina con la scritta Vinceremo a sinistra, che qui vi presento in espresso per la Svizzera in questo caso. Le destinazioni estere nella pubblica sociale non sono molte, perché o erano verso i paesi alleati o erano verso i paesi confinanti con l'Italia. Oltre alle cartoline erano in uso anche i biglietti postali, e questi erano 2 biglietti di formato grande messi nel 35, 2 biglietti di Regno da 25 centesimi. In questo caso il biglietto va all'estero, va a San Marino e parte da Bergamo, che viene censurato anche dalla censura tedesca. L'altro biglietto è un biglietto interessante perché va in Germania a un prigioniero. I biglietti postali ne era stato vietato l'uso per l'estero dal 1941, quindi non è facile reperirli. E in questo caso il biglietto poi riporta un timbro tedesco e ritorna al mittente, modulo non ammesso, ritornare al mittente. Perché? Perché appunto la corrispondenza per prigionieri doveva essere inviata tramite gli appositi formulari che erano previsti in questo caso. Il biglietto parte nell'ottobre, a fine ottobre del 43, e ritorna a Vignola, dove era partito, dietro c'è il timbro, 17 marzo 44. Le corrispondenze comunque per l'estero erano difficili, impiegavano diversi giorni per arrivare, anche in questo caso per ritornare poi al mittente, ha impiegato qualche mese. Anche disponibili, ma in modo assai esiguo, erano delle cartoline di posta aerea emesse nel 43, quindi emesse nella primavera del 43 in un periodo già difficile per l'Italia, dove i collegamenti aerei erano ormai ridotti all'osso, e per di più queste cartoline erano cartoline anche a tariffa ridotta, per esempio a tariffa da 60 centesimi, che doveva servire per i collegamenti con l'interno o anche con i territori del Nord Africa, ma che ormai stavano per essere totalmente occupati dagli alleati, concedevano uno sconto di 5 centesimi. La tariffa era 15 per i militari più 50 per il posta aerea, avevano fatto 60 centesimi. Quella da 70 era 50 più 30 di tariffa per l'interno, concedevano uno sconto di 10.
Quindi vediamo un uso per l'interno in tariffa espresso. Questa probabilmente è una cartolina che l'emittente già possedeva, si è trovato in casa, e quindi anche se la tariffa interna era 30 centesimi, ne ha utilizzata una tariffa 60, era integrata con il 1,25 richiesto dalla tariffa espresso. Queste cartoline del pubblico sociale si trovano anche poco, perché comunque, essendo molto ridotti i collegamenti aerei, non aveva senso proporle in vendita. Questa è una cartolina da 70 centesimi, utilizzata nel febbraio 1944, la tariffa per l'estero era 75 centesimi, l'ha integrata con 5 centesimi. Cartoline, queste appunto, come dicevo, cartoline che erano così usate da chi ne aveva acquistate qualche esemplare più in periodo di regno e adesso le utilizzava. Lo stesso discorso vale anche per la cartolina da 50 centesimi. Una cartolina emessa nel 1940 con lo scopo di servire per l'invio di cartoline postali verso l'Africa orientale, infatti nel 1939 la tariffa era aumentata da 30 a 50 centesimi, ma che di fatto avrà il suo uso principale o nell'interno o verso l'estero, verso i paesi dove vigeva una tariffa da 50 centesimi, vale a dire la Germania e i paesi alleati della Germania. In questo caso è stata utilizzata per la Svizzera, quindi è stata inviata in tariffa 75 centesimi, 50 di cartolina e 25 del francobollo, più 2,50 di espresso. Il mittente ha cassato con una croce sia l'effigie del re che lo stemma regio, ma semplicemente a mo' di sfregio, diciamo, perché il valore è stato comunque in questo caso conteggiato nella francatura. L'altra cartolina è la cartolina da 75 per l'estero. Anche questa è una cartolina che già in periodo di regno andava a esaurimento, quindi in Repubblica Sociale è poco frequente. Interessante è anche l'uso per l'interno, proprio perché per l'interno la tariffa era 30 centesimi. Utilizzarla per l'interno voleva, senza perdere il parte del valore della francatura, doveva essere utilizzata come in questo caso con dei servizi aggiunti. In questo caso ci sia la raccomandata che l'espresso è stata inviata da Abbazia a Trieste. Nei primi mesi della Repubblica Sociale è interessante la sospensione del servizio. Sospensione del servizio che avviene sia nei confronti dell'estero, e questo già subito a fine settembre non è possibile inviare corrispondenza all'estero. Questa cartolina per la Svizzera infatti viene resa al mittente, servizio sospeso al mittente, sono i due timbri in nero che vengono posti sul fronte. E questo perché il nuovo governo e comunque la sorveglianza, diciamo, la supervisione tedesca del nuovo governo della Repubblica Sociale non si fidava inizialmente di questa corrispondenza che andava all'estero. Questa corrispondenza poi verrà riattivata all'inizio di gennaio, qualche corrispondenza è nota anche a dicembre. E infatti le corrispondenze che verranno spedite nei mesi successivi hanno un trattamento diverso, almeno alcune di esse, come questa che vi presento. Questa è stata spedita da Genova a metà novembre e non è stata resa al mittente, perché probabilmente già si vociferava, già c'erano voci di una riapertura dei servizi con l'estero. Quindi viene trattenuta e viene rimessa in posta, per così dire, riprende il suo percorso a gennaio. Infatti a sinistra vedete un timbro Verona Ferrovia, 29 gennaio. Da Genova per andare in Francia passa da Verona, perché tutta la corrispondenza per la Francia veniva estradata via Monaco, dove veniva censurata. E infatti abbiamo il timbro rosso AD, che è il classico timbro della censura. La corrispondenza però veniva anche sospesa, veniva bloccata anche per l'interno. Per l'interno per le località che erano occupate dagli alleati o località che erano prossime alle zone di operazioni militari. Questo biglietto postale in particolare parte da Roma e va a Forlì nel Sannio, in provincia di Rieti, che risulta liberata già
verso la fine di dicembre del 43. Quindi nei primi giorni di gennaio questa cartolina, che è questo biglietto postale che è anche attaccato dietro la ricevuta di ritorno, viene bloccato, al mittente servizio sospeso. Quest'altra cartolina invece parte da Milano e va in provincia di Lucca, che non era ancora zona occupata, però è una zona abbastanza vicina alla zona di operazioni militari, quindi anche questa non viene instradata, viene bloccata direttamente a Milano, servizio sospeso al mittente. A marzo, in particolare il 16 marzo, vengono messi fuori corso tutti i francobolli con l'effigie del re. Erano stati usati dal settembre a marzo, un po' per la mancanza di francobolli appunto della Repubblica Sociale e per la difficoltà anche e per i tempi richiesti ad approntarne di nuovi. Però la normativa non è chiara, la normativa parla di fuori corso dei francobolli con l'effigie reale, ma anche le cartoline e i biglietti postali hanno l'effigie reale. Di questi però non se ne facendo. Quindi cosa succede? Gli uffici postali vanno un po' in modo casuale, alcuni li tassano, altri no. È abbastanza frequente trovarli tassati. Questa cartolina in particolare parte da Clusone il 3 aprile, non viene annullata e viene posto l'atti di tassazione. Giunta a Milano viene tassata per 60 centesimi, in quanto il doppio della francatura diciamo mancante. Questa modalità di tassazione prosegue, non viene chiarita, l'incertezza rimane per tutti i mesi, rimarrà fino ad agosto, quando poi verranno posti effettivamente fuori corso questi interi postali. Il biglietto postale che vi presento parte da Saluggia il 2 di giugno e quando giunge a Monza subisce la stessa sorte, viene tassato come non affrancato. Ma anche l'utenza trova queste difficoltà e quindi nell'incertezza cosa fa? Riaffranca gli interi postali. In questo caso a fine marzo il mittente, utilizzando tre francobolli, ha ricoperto sia l'effigie reale sia anche lo stemma, per non sbagliare ha ricoperto anche lo stemma regio. Ha perso i 50 centesimi di valore della francatura. Anche in questo caso con una cartolina da 75 centesimi per l'estero, e il mittente ha posto a fianco un francobollo da 75 centesimi, i nuovi francobolli dove l'effigie reale era sovrastampata dal fascetto e dal testo Repubblica Sociale Italiana. E qui siamo nel mese di maggio. Nella fine di dicembre vengono sovrastampati i primi francobolli della Repubblica Sociale con la scritta GNR. Questa è un'iniziativa autonoma che parte dalla Guardia Nazionale Repubblicana di Brescia. Diciamo, avevano fretta di cancellare l'effigie reale dai francobolli. Sulle cartoline impiegano un po' più di tempo, ma lo fanno comunque anche sulle cartoline a fine gennaio del 44. Si utilizzano le cartoline che erano comunque in corso, quindi le due cartoline da vinceremo e due biglietti postali di tipo imperiale. Questa è una cartolina da Brescia per città, per distretto, quindi in tariffa singola, senza bisogno di integrazione. Anche il biglietto postale è interessante, utilizzato per distretto senza necessità di integrazione. Queste cartoline e questi biglietti con la sovrastampa GNR hanno avuto una tiratura limitata. Si parla delle cartoline da 15 a 30 centesimi, di una tiratura complessiva di circa 90.000 pezzi. Per i biglietti postali, invece, sia da 25 che da 50 centesimi, si parla di una tiratura da 10.000 pezzi. Queste sono la cartolina da 30 centesimi GNR, in questo caso raccomandata per la Germania, ad aprile. E questo invece è un biglietto da 50 centesimi nei primi giorni d'uso, qui siamo al 19 di febbraio. Questi interi postali con le sovrastampe GNR, vista anche la tiratura limitata e l'emissione per così dire locale, ebbero una distribuzione nella provincia di Brescia e nelle località vicine, nelle province vicine sostanzialmente. Finalmente, alla fine di febbraio,
viene distribuita una prima cartolina, diciamo ufficiale, con la sovrastampa ufficiale della Repubblica Sociale, testo Repubblica Sociale Italiana che copre in rosso, che copre l'effigie reale e il fascetto sullo stemma. In questo caso la cartolina va in Svizzera, ma affrancata con una speciale tariffa per la Germania, 50 centesimi, quando per la Svizzera invece la tariffa era ancora da 75. Quindi in arrivo la cartolina risulta tassata. Non solo questa cartolina venne sovrastampata a Roma. A Roma, da quanto risulta, era disponibile un cospicuo numero di cartoline da 30 centesimi di tipo vinceremo, si parla di circa 8 milioni. Però non solo queste vennero sovrastampate, era disponibile anche un'esigua, e qui era veramente ridotta, disponibilità di cartoline di tipo imperiale, cioè della stessa cartolina da 30 centesimi, ma senza la sovrastampa, senza l'aggiunta del vinceremo a sinistra. E vennero sovrastampate anche queste cartoline. Queste cartoline in seguito risulteranno poi distribuite, utilizzate nella zona di Milano e nei comuni limitrofi. Ne sono note veramente pochi esemplari di questa cartolina senza vinceremo. Questa cartolina da vinceremo ha avuto anche un'altra interessante sovrastampa, che è conosciuta da una ventina d'anni, ma è stata finora poco capita. Queste cartoline hanno già tutte una sovrastampa, una stampa precedente di tipo bancario, in nero. In questo caso la grande quantità è dovuta alla Banca Provinciale Lombarda, che predisponeva queste cartoline come cosiddette cartoline d'esito, cioè una filiale inviava alla propria corrispondente un effetto cambiario che doveva essere pagato e allegava, graffando l'effetto cambiario, questa cartolina. Una volta che l'effetto cambiario risultava pagato, la banca corrispondente spediva, ritornava a questa cartolina dando comunicazione del pagamento dell'effetto. È interessante perché in questo caso la Banca Provinciale Lombarda aveva fatto sovrastampare 20.000 cartoline nel 42 e 10.000 cartoline nel 43, e nel 44 queste cartoline, di cui probabilmente una buona parte non erano ancora usate, rischiavano di essere messe fuori corso nell'agosto del 44. Quindi le presenta a Verona, dove venivano sovrastampati poi questi interi, essendo ormai Roma non più occupata dagli alleati, e queste cartoline sono state sovrastampate a Verona, ma con una sovrastampa in apparenza simile, ma diversa rispetto alle sovrastampe precedenti. La differenza la si nota nella scritta sociale. La C di sociale è rotta a metà ed è una caratteristica distintiva di buona parte delle sovrastampe di Verona. Questa sovrastampa sociale con la C cosiddetta rotta si trova solo sulla cartolina da 30 centesimi con questa particolare sovrastampa, già stampa precedente di tipo bancario. La cartolina, vista l'abbondanza di cartolina da 30 centesimi, venne anche sovrastampata nelle province istriane. Oggi viene chiamata tiratura di Bola. La località non è certa. La notizia è desunta da un articolo di Ferrari Trecate che nel dopoguerra, nel 1945, ne diede notizia. Ferrari Trecate al tempo era il maggior studioso di interi postali e la persona che diffondeva tutte, diciamo, le dava notizia di tutte le nuove emissioni. Nelle province orientali non si era potuto rifornire queste province di nuovi interi e quindi localmente si provvide a una sovrastampa locale. La sovrastampa non è infatti in rosso, per esempio in questo caso, ma è in generalmente di un colore lilla rosato, e la sovrastampa, come penso si riesca a vedere, è sbavata, e anche nel testo Repubblica Sociale Italiana le parole non sono nitide, i caratteri non sono nitidi. Risultano queste cartoline usate quindi nell'Istria e anche nel Friuli, solamente in questa località circoscritta. Definitivi, non sovrastampando i precedenti interi di regno. Il soggetto scelto per la cartolina postale è Giuseppe Mazzini, noto repubblicano.
repubblicano, diciamo, e quindi la Nuova Repubblica si sceglie questo come soggetto. La cartolina ad oggi è nota dal 10 luglio, però ritengo che la cartolina sia stata emessa già a fine giugno. In questo caso, in particolare, la cartolina che vi presento presenta un testo a stampa datato 10 luglio, quindi ritengo che la cartolina, insomma, qualche giorno prima sicuramente è stata emessa per poi anche venire sovrastampata. Però oggi, nonostante ricerche varie di visione di decine e centinaia di pezzi, non si è ancora trovata una cartolina con data del mese di giugno. Qui ve ne presento un'altra che ad oggi è, diciamo, la tariffa più elevata reperibile su questa cartolina, che è una tariffa raccomandata espresso posta aerea per la Germania. È interessante notare che a fianco del francobollo del 75 compare quel timbro su due righe Poste Milano Ferrovia. Poste Milano Ferrovia, Milano Ferrovia era il concentramento dove veniva concentrata la posta che poi veniva inviata via aerea per la Germania. Questo potrebbe essere ulteriore a suffragare appunto l'ipotesi che questa cartolina sia andata effettivamente per posta aerea. La cartolina al retro ha un timbro poi di arrivo, però in questo periodo i tempi comunque di percorrenza non sono comunque brevi. Con la cartolina Mazzini vi presento anche un uso particolare. Su questa cartolina venne sia censurata, il censore applicò questo cartellino verificato per censura, ma con lo scopo poi di aggiungere anche al prefetto. Questa cartolina, il mittente parlava di vendita di cotone e dice: le manderò il cotone, sarà contento perché è introvabile. Parlava di cotone e di altri prodotti che al tempo erano contingentati. Quindi quando si trovano questi testi, in genere le cartoline poi venivano requisite, venivano mandate al prefetto per gli opportuni accertamenti nei confronti dei mittenti. In questo caso il mittente si è anche fidato, mandando comunque una corrispondenza allo scoperto. Un altro Mazzini che vi fa vedere come erano un po' gli usi postali, diciamo, di emergenza, che poi non erano così di emergenza perché erano anche abbastanza diffusi. Nell'autunno del 45 il costo, la tariffa della cartolina aumenta da 30 a 50. Quindi in questo caso la cartolina risulta integrata con una marca da bollo e non con un francobollo. In arrivo è stata tassata, però tassata non con insegna tasse, ma con un francobollo ordinario preventivamente sovrastampato con l'attivitassa e con un pacco postale da 30 centesimi. Queste sono interessanti francature d'emergenza, però diciamo se ne trovano in Repubblica Sociale. Nel settembre viene emesso anche un biglietto postale definitivo. Come era stata emessa la serie di monumenti distrutti, in questo caso viene utilizzato lo stesso soggetto per il biglietto postale da 25 centesimi. Viene solo emesso un biglietto postale a tariffa di stretto, opportunamente integrato, poteva poi essere usato anche per l'interno. Peccato che viene emesso a settembre e ottobre poi le tariffe vengono raddoppiate. Questo è un uso nel mese di settembre per l'interno in espresso. Gli usi a settembre di questo biglietto sono difficili, perché comunque i biglietti venivano di man mano consegnati agli uffici postali, man mano ce n'era necessità. Quindi si andavano all'esaurimento con i biglietti precedenti e poi venivano distribuiti questi. Questo è un altro uso successivo, nel febbraio del 45, utilizzato come avviso di ricevimento. La tariffa è stata integrata in contanti ed è stato posto il bollo pagato, da cui sono state poi scalpellate le RP di Regia Poste. Interessante anche la corrispondenza civile con le isole dell'Egeo. Le isole dell'Egeo, dopo l'8 settembre, erano state occupate dalle forze tedesche. L'amministrazione civile era rimasta, diciamo, gestita dagli italiani. Con la Repubblica Sociale, quindi, c'è una certa continuità amministrativa. E per favorire la corrispondenza con gli italiani
delle regioni italiane occupate dai tedeschi, ma in questo caso era semplicemente con la Repubblica Sociale, vennero emesse delle apposite cartoline. Lo scopo di queste cartoline era di limitare la corrispondenza con le isole tra l'Italia, il nord Italia in particolare, e le isole dell'Egeo. Questo perché i collegamenti venivano svolti da aerei tedeschi via Monaco e quindi non si potevano trasportare degli ingenti volumi di corrispondenza. Quindi vennero predisposte delle cartoline con risposta pagata. E infatti sotto la scritta con risposta pagata voi potete leggere anche servizio postale civile Egeo Italia. Questa era la scritta sulla cartolina con risposta. Sulla cartolina invece con risposta pagata c'era la scritta servizio postale civile Italia Egeo. In questo caso la cartolina è stata integrata anche con posta aerea. Erano cartoline contingentate, erano cartoline che venivano fornite agli abitanti delle isole nel numero di 2 massimo al mese, e quando giungevano in Italia pochi erano, diciamo, gli italiani che poi ne approfittavano per rispondere con queste cartoline e ritornarne quindi nelle isole dell'Egeo. Questa oltretutto è stata appunto integrata per la posta aerea. Risulta censurata, risulta aver fatto il percorso inverso via Monaco e poi per giungere all'Egeo. Questo servizio funzionerà dai primi di gennaio del 1944 fino all'occupazione degli alleati delle isole dell'Egeo, quindi fino all'agosto-settembre del 1944. Per far fronte comunque alla mancanza di interi costali, si decide a un certo punto, tra la primavera e l'estate del 1944, di sovrastampare un po' tutti gli interi che si trovavano nei magazzini provinciali. Altri tipi di interi erano presenti, ma erano presenti comunque in quantità modesta. Questa è una cartolina da 15 centesimi, affrancata anche con una marca da bollo. Per questo in arrivo risulta tassata. Anche qui la tassazione è una tassazione di emergenza, hanno utilizzato 2 pacchi postali sovrastampati. Questa cartolina è stata sovrastampata anche a cola. Anche qui nell'ingrandimento potete vedere che il fascio ha una stampa incompleta e le scritte Repubblica Sociale non sono nitide. Queste cartoline vennero usate solo nelle isole, nella zona istriana e nella zona del Friuli confinante. Questa in particolare è partita dall'isola di Istria. Stessa sorte anche per i biglietti postali. Venne deciso di sovrastamparli. Pur essendo ancora in corso fino ad agosto, già nella primavera le scorte disponibili vennero sovrastampate, sempre in nero con la scritta Repubblica Sociale Italiana. Questo in particolare è usato a giugno ed è utilizzato per espresso. Stessa sorte anche per il biglietto postale da 50 centesimi. In questo caso è utilizzato per la raccomandata e viene utilizzato nel 45. Le scorte e le sovrastampe di questi biglietti non erano numericamente rilevanti, però anche l'uso era comunque esiguo nel corso dei vari mesi. Questo appunto è stato usato effettivamente abbastanza tardi, nel marzo del 45. Disponibili erano anche alcune cartoline da 50 centesimi. Come dicevo, queste cartoline avevano una tariffa che serviva poco per l'interno inizialmente, però con gli aumenti tariffari dell'ottobre del 45, quando la tariffa della cartolina venne aumentata da 30 a 50, ritornavano utili. Però queste cartoline del 44, queste cartoline, in particolare quella da 50, venne distribuita ed è conosciuta usata solo dalla località della provincia di Trento. Forse non arrivava al centinaio la sovrastampa di queste cartoline. Questa è una cartolina sempre del tipo con risposta pagata, inviata in raccomandata in Germania. Le cartoline venivano anche inviate in raccomandata, in espresso, a prigionieri italiani in Germania o a lavoratori in Germania.
L'utilizzo della raccomandata dell'espresso nell'intento dei mittenti era per dare o maggior celerità o maggior sicurezza nell'invio ai propri carri della corrispondenza. Questo probabilmente non era sufficiente, però nei mittenti questo era il loro desiderio. Questa cartolina è da 50 centesimi, hanno tutte anche loro quella sovrastampa tipica con la C di sociale spezzata, tutte le cartoline da 50 centesimi. Sono note anche delle cartoline da 75 che potevano servire per l'estero, ma siccome il decreto autorizzava solo stampare tutte le cartoline semplici, doppie e rimanenti, anche queste vennero sovrastampate. Di queste ce n'erano pochissime e vennero sovrastampate sia a Verona sia nella zona sia a Pola. In particolare le cartoline usate a Pola sono note con la sovrastampa appunto di Pola spavata e sono note dal luglio del 45 in una famosa corrispondenza, perché ne sono note un certo numero di pezzi. Era quella corrispondenza frizzilona, una corrispondenza di carattere sì familiare, ma con affrancature molto variopinte. Cioè il mittente metteva tutti i francobolli più rari su queste cartoline, che spesso appunto non sono in tariffa, però sono affrancate con francobolli GNR e francobolli rari. La particolarità è appunto che dimostrano che queste cartoline già nel luglio del 44 erano state sovrastampate. Questa che vi presento è una cartolina che approva la sovrastampa di Verona. L'utilizzo raccomandato venne spedita alla CIT reparto filatelico, però l'emittente in questo caso, a giustificazione della raccomandazione, si lamenta perché avendo pagato in anticipo per dei francobolli GNR, in questo caso poi si lamenta perché non gli sono stati consegnati. E dice va bene, non li avete consegnati, tenetevi il conto per le prossime emissioni, però appunto è dispiaciuto di questo fatto. A Verona sono state sovrastampate anche delle cartoline da 75 centesimi con la vignetta opere del regime, sia a Verona che a Pola. Queste cartoline hanno avuto una storia particolare, perché già nel 41 era vietato usarle per l'estero, perché riportavano delle immagini, pur innocue, ma riportavano delle immagini del territorio nazionale. Le disposizioni prevedevano che queste cartoline dovevano essere ritirate dagli uffici postali e consegnate ai magazzini provinciali. Sempre il decreto della Repubblica Sociale che prevede di sovrastampare tutte le cartoline disponibili, anche queste cartoline, che sono tutte cartoline con risposta pagata, o come cartolina intera sulle due parti, o dividendo le due cartoline, vengono sovrastampate. Le cartoline sovrastampate a Verona vennero poi distribuite a Padova, però di queste non si riconoscono ad oggi usate. Delle cartoline con la sovrastampa tipica di Pola, quindi sovrastampata sbavata, incompleta, disallineata, perché in particolare queste sovrastampe di Pola venivano eseguite in due tempi. Le due sovrastampe, la scritta e il fascetto, venivano fatti in due momenti successivi e quindi anche gli allineamenti non sono poi precisi. E di queste cartoline sovrastampate a Pola se ne conosce solo una usata, che è questa, usata a Trieste per città. Può essere sì un uso filatelico, però almeno ne documenta che in effetti vennero anche rese disponibili all'ufficio postale. Non vennero invece distribuite durante la Repubblica Sociale le cartoline di posta aerea con la sovrastampa fascetto. Queste cartoline probabilmente vennero sovrastampate sicuramente in Repubblica Sociale e la cartolina da 70 con la sovrastampa rossa probabilmente venne anche sovrastampata a Roma, quindi ancora nel febbraio-marzo del 44. Però non si ritenne probabilmente opportuno distribuire queste cartoline in quanto appunto i servizi di posta aerea non funzionavano. Queste cartoline infatti si trovano poi utilizzate nell'autunno del 45. Anche qui si parla di esigui quantitativi. E per molti anni questa cartolina da 70 centesimi è stata ritenuta un saggio.
Perché? Perché la cartolina normalmente che si vedeva, che si conosce poi usata, è la 70 con la sovrastampa nera. Però i collezionisti che acquistarono le cartoline negli uffici postali al tempo acquistarono la copia da 60 con la sovrastampa nera e da 70 con la sovrastampa rossa. Quindi inizialmente erano in vendita queste due cartoline. Solo successivamente si sono trovate, quando poi si sono trovate degli usi nel 40, fine 45, inizio 46 della cartolina da 70 con la sovrastampa nera, si sono cercate anche queste cartoline. Però nelle vecchie collezioni le due cartoline sono presenti con la sovrastampa nera e rossa. Quindi è poco credibile che la sovrastampa di un saggio sia così, diciamo, presente in diverse collezioni. Io avrei terminato questa panoramica delle cartoline in Repubblica Sociale. Naturalmente non vi ho presentato tutti i tipi di sovrastampe presenti, perché altrimenti la cosa diventava anche un po' troppo minuziosa e particolare. Il settore, ritengo, è sicuramente interessante perché presenta interi di difficile reperimento e con usi a volte particolari. Anche gli usi per l'estero non sono sempre facili da reperire. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se qualcuno vuole porre domande a Flavio, è a disposizione. Per il Sud Flavio non ha visto niente, come mai? Allora, per il Sud inizialmente ci sono cartoline, io sono arrivato a Roma a mostrare cartoline, ci sono cartoline nelle Marche e anche in provincia dell'Aquila nei primi mesi, sia di regno non sovrastampate che anche sovrastampate. Tenete conto appunto che le prime cartoline sovrastampate sono di marzo e quindi anche nella provincia dell'Aquila si trovano ancora cartoline. Ho presente per esempio un biglietto postale però di regno ma con un espresso sovrastampato usato appunto da Ravelli in provincia dell'Aquila. Sono interessanti perché naturalmente con l'avanzata alleata questi interi postali hanno avuto un uso ridotto nelle province meridionali. Sicuramente, ecco, non li ho presentati, però ci sono. Normalmente erano interi non sovrastampati, quelli sovrastampati si trovano a Roma ed è difficile trovarli proprio al sud perché poi non era più possibile distribuire, insomma. Roma è stata occupata a giugno, ma vi ho fatto vedere un biglietto postale che già non poteva più raggiungere la provincia di Rieti già nel gennaio del 40, del 45, quindi la zona sud ha avuto un uso limitato. Un'altra domanda. Invece il bollo accessorio servizio sospeso, per nazioni, di quale nazione hai? Oltre all'Italia, la Svizzera. Svizzera. Quali altre nazioni che... Adesso mi ricordo Svizzera, Francia. Per esempio con la Francia è interessante che lo si trova nell'autunno del 43, ma lo si ritrova anche nell'estate del 44, ho cartoline luglio-agosto del 44, dopo lo sbarco alleato anche in Costa Azzurra, anche in Provenza, che hanno questo timbro però francese, relation suspendue in questo caso, e proprio perché non era più possibile. E questo timbro, diciamo, in questo caso solo con retour, si trova anche nella corrispondenza inviata in Germania, dipende un po' dalle zone, ma già dal gennaio, febbraio, marzo 45 si trova per alcune località della Germania dove appunto la corrispondenza non era più distribuita in questo caso, mentre invece per altre zone, penso per esempio alla Grecia, le zone della Cecoslovacchia, la corrispondenza veniva inviata fin quando possibile, ma non ho lì la corrispondenza era già più rara. Quindi trovare anche corrispondenze magari prese al mittente direttamente dagli uffici italiani è già più difficile, ecco. Come Germania, Francia e Svizzera. Altre domande? Qualcuno altre domande? Allora, ringrazio Flavio per l'interessante relazione e vi presento brevemente i prossimi appuntamenti che sono
domenica 24 aprile con Matteo Comi, la fine dell'impero coloniale tedesco, domenica 15 maggio con Roberto Scudeletti, saluti da Ponte San Pietro, da Borgo a Città, una storia raccontata dalle vecchie cartoline, e domenica 12 giugno, Vinicio Sesso, prigionieri italiani in India nella seconda guerra mondiale, aspetti storici e postali. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima. Grazie.